tanti suoni e quel magari quell'ometto con la sdraina che tornava dal mare diceva ok, che rumore c'è? Io ci sento il suono, ci sento una sensazione, sensazioni, suoni ed emozioni per profonde vibrazioni. Phil, Sergio Mezzetti, Andrea Guccio, il 16 agosto del Canesce questa notte. Ragazzi, io vi invito a fare una cosa, ma per voi, non per noi, per voi, non per noi. Oltre a ballare in questo momento, per essere qua, Ganesh, fatti un grande applauso! Te l'avevo detto, stai sereno, si fa serata. Bellissimo stare con voi, siete veramente caldi, fa caldo, è estate, summer time, summer music, summer Ganesh, Ganesh, Ganesh Garden, summer music. Questa sera non sei passato di qua per caso, hai scelto di essere qua e in questo momento stai ascoltando Andrea Guccio. Buon compleanno Andrea! Un saluto a Marco da Livorno. Il movimento è cambiata, ragazzi, la vita. Non è detto quello che era buono 30 anni fa è buono oggi. Non è detto perché le discoteche in giro per l'Italia, che adesso sono le foto su Facebook, sono crollate, sono vuote, sono distrutte. Non è detto che non è rimasto niente. Se sei qua, la vibrazione l'hai dentro di te. E se inviti la serata giusta, stai bene, non c'è un cazzo da fare. Andrea, taglia le secche. Serata.
Bozzano. È andato Bozzano e questo professore gli ha detto: Sergio, la tua cura è la musica. Yeah.
tutti ragazzi. La musica ha un grande potere, ti porta indietro e contemporaneamente ti porta avanti, e così allo stesso tempo tu trovi nostalgia e speranza. La nostalgia sarà sempre con noi, ma i nostalgici sono negativi. La speranza è che questa nostalgia sia potente sempre nel presente. E il presente si chiama Ganesh Garden. Il presente si chiama Disco Silvio Andrea Guccio. Ho telefonato in comune, possiamo stare fino alle 5 del mattino, però ci hanno detto a una certa ora dovete fare l'amore in spiaggia come vecchi tempi. Ganesh, ti voglio sentire! Siamo permalosi noi.
dire, Lanzi. Sei venuto senza dischi questa sera. Ti potevi organizzare meglio. Pensaci per la prossima volta. Andrea è venuto senza dischi questa sera. Questo è il momento, lo so, Dupalle, c'è quello che dice le mani al cielo, però Dupalle, balliamo ragazzi, le mani poi lo mettere in tasca e tienilo in tasca, basta che sei stato bene qua questa notte. Però non so se siete d'accordo con me, Andrea è venuto senza dischi questa notte.
riesci a portarti lontano anche senza allontanarti troppo da casa. Ci sono quelli che si interessano alla musica e quelli no. I poeti che non si interessano alla musica diventano cattivi poeti. Per il 16 agosto che la da Filippo Radi la musica. Thank you.
Stasera ho conosciuto un ragazzo che non è più conoscevo. Claudione? Conosce anche lui. Lui è di quelli che ti fa correre? No? Allora, sei andato bene, vai. Scusa a nome della consola, a nome di Filippo, di Andrea, di Sergio, vi chiediamo scusa perché vi abbiamo deluso questa sera, scusate davvero, siamo senza musica, ferma, è già la seconda che ho preso, ti voglio bene, ci scusate per questo inconveniente, questa sera manca la musica. Che ne pensi? Che ne dici? Ma io nel frattempo ballo con te. E tu che fai? Balli con me? Cane scarpe. In questo momento balla con me, vai. Alle 2:30 fai una cosa, cane. Continua a ballare con me. Situazioni più piccole, nei bar, nelle serate come queste, i nomi sono più importanti nel movimento che quando vai a una serata con il nome del movimento, perché sono loro che
che mantengono il fuoco sotto alla pentola. Per me il nome è una cultura musicale senza pari, e questa sera, scusate, ma può venire chi gli pare. Il livello musicale è tanta roba, e lo sai perché sei meraviglioso e mentre sei meravigliosa? Perché lo stai parlando con noi. Per quelli che sono sui divanetti, io ai tempi miei sui divanetti facevo una slinguata, una pomiciata, però poi andavo a ballare, anche perché non è la festa del Falusi questa, non è la festa della casa di riposo, qui dobbiamo fare serata. I divanetti sono pregati di fare gli ultimi minuti con noi davanti alla console.
poi succede così. Se l'amico Pietrone viene invitato in console a mettere un disco. Pietrone nella parte di Gambassi, nella parte di Firenze, che ne alza la bandiera sempre. Pietrone c'è sempre. È una serata e lui c'è sempre. Mancini in questo momento. Mancio, mancio, mancio. La console. Il 30, no aspetta, il 70% dei DJ che hanno iniziato con i CDJ, se avessero iniziato col vinile, non sapremo mai chi sono, ma noi li vogliamo bene, eh? Però ogni tanto gli diciamo scusa, adesso suoniamo noi, perché se non è un problema. Sei d'accordo con me? Pietro Mancini e la console, si fa il nostro a casa di Cuccio. Le mani dove vanno ora? Vanno qua, sei d'accordo? Io sono d'accordo. Poi quando c'è la musica di mezzo diventa tutto più facile, sai?
Scusa, te lo dicevo in tutti. Posso mettere l'ultimo, vero? Vedere quanto mi pare, della serata. Ragazzi, grazie, facciamoci un applauso. Grazie, grazie. Grazie a Ganesh, a Giulio, a Frances, grazie a questa triade che con questa passione smisurata ha detto noi stasera ci saremo. Grazie a tutti voi, ognuno di voi. Fai una cosa.
quando sei davanti al video non ci pensare, non ti sbagliare, scegli sempre il video della musica. Grazie, grazie alla musica. Buonanotte, la buonanotte più bella che c'è. Bravi tutti. Io ho passato una serata fantastica e insieme a voi abbiamo reso possibile questa serata fantastica. Quanti eravamo? Ma perché? Perché è un problema la quantità. Stasera tanta qualità al Ganesh Garden, 16 agosto. Buonanotte e grazie per avermi sopportato tutta la sera. Vi voglio bene. Buonanotte a tutti, grazie ancora. Allora, non si può mettere la musica, cioè, ha detto la direzione, bisogna staccare, però chi vuole può fare le barzellette.